Nel panorama del cinema europeo degli anni 20, naturalmente, non ci sono solo impressionismo in Francia ed espressionismo in Germania. Si sviluppano anzi tanti movimenti di avanguardia con alterne fortune. Il più antico di questi è il cinema futurista, che nasce in Italia nel 1916 con il Manifesto della Cinematografia Futurista, movimento che però non produce opere di significato valore e per di più i pochi film realizzati sono andati quasi tutti perduti. Vita futurista di Arnaldo Ginna è il primo film espressamente futurista, però anche questa pellicola è andata perduta. Il futurismo ricerca un linguaggio nuovo, slegato dalla bellezza tradizionale che viene percepita come vecchia e soffocante. I futuristi sono i primi a intuire come i trucchi cinematografici possano essere utilizzati non solo come fenomeno da baraccone, ma anche come mezzo poetico e simbolico. Il movimento futurista influenzerà molto le avanguardie successive. Film come Il gabinetto del dottor Caligari e Metropolis hanno tra le loro varie influenze anche il movimento futurista. L'astrattismo nasce invece dalla volontà di negare la rappresentazione della realtà per esaltare i sentimenti con forme, linee e colori. Padre dell'astrattismo è il pittore russo Kandinsky. L'astrattismo si sviluppa in Germania negli stessi anni dell'espressionismo e del Kammerspiel. Esso sostituisce la narrazione, il ritmico susseguirsi di figure geometriche, luci, movimento, eccetera, eccetera. Il primo film del movimento è Rhythmus 21, di Hans Richter del 1921. Invece una via di mezzo tra cinema astratto e concreto è Berlino, Sinfonia di una grande città del 1927, diretto da Walter Ruttmann, film nel quale non viene narrata alcuna storia. Al posto delle luci e dei colori, il regista utilizza gli uomini, gli oggetti e i luoghi della città, composti secondo un ritmo musicale. Il cinema astratto avrà anche una notevole influenza sul cinema narrativo e commerciale, quando si cercherà di raccontare il non raccontabile. Pensiamo a 2001 Odissea nello spazio, con il viaggio finale dell'astronauta oltre l'infinito. Un film particolare è Anemic Cinema del 1926 di Marcel Duchamp, film senza trama. Praticamente una serie di 19 dischi rotanti, dischi che peraltro verranno citati da Alfred Hitchcock nei titoli di testa del suo La donna che visse due volte. Anche il cubismo entra presto nel mondo del cinema. Il pittore Fernand Léger gira nel 1924 il film Ballet Mécanique. Come nel cinema astratto, anche qui non vi è narrazione, ma solo una danza libera di corpi e oggetti scanditi dal ritmo. Il cinema si sta liberando dall'obbligo di raccontare una storia. Grazie all'uso di ripetizioni, rallentamenti o accelerazioni, anche le azioni più semplici acquisiscono significati diversi. Ed ecco quindi che la sequenza di una donna che sale le scale, ripetuta 10 volte, acquista come un senso di epicità. L'enorme primo piano dell'occhio poi diventa inquadratura manifesto del movimento, che simboleggia il nuovo modo di guardare degli artisti dell'avanguardia e che sarà sviluppato dal taglio dell'occhio nel film surrealista Un chien andalou. Il dadaismo nasce invece a Zurigo nel 1916. Questo movimento cerca una libertà assoluta da qualsiasi rapporto col passato. Un esempio di dadaismo è il film di René Clair, Entr'acte, del 1924, un film di sole immagini, senza filo logico, che creano un balletto visivo. Il film era infatti proiettato nell'intervallo di un balletto. Un gioco nel quale ritroviamo le vecchie attrazioni del cinema: la sovraimpressione, il ralenti, l'accelerato, la sparizione alla Georges Méliès. L'assoluta libertà creativa però stanca presto e porta il dadaismo in una fase di stallo, fino a sciogliersi spontaneamente. Dal dadaismo si sviluppa il surrealismo, fondato da André Breton, molto influenzato dall'opera di Freud, L'interpretazione dei sogni. Il surrealismo crea una nuova estetica basata sul brutto, sullo sporco. Soggetti dei film diventano per la prima volta temi banditi come ad esempio la sessualità, l'inconscio, la pazzia. Il regista Louis Buñuel e l'artista spagnolo Salvador Dalí realizzano nel 1928 Un chien andalou, film simbolo del movimento e definito come un'istigazione all'omicidio. Il film è un susseguirsi di scene senza un'apparente connessione. In realtà vi sono significati profondi, leggibili attraverso la psicanalisi. In più il montaggio narrativo viene qui sfruttato per confondere lo spettatore e non più per far procedere linearmente la narrazione. La prima scena è una delle più terrificanti della storia del cinema. Il regista, dopo aver guardato la luna, affila un rasoio e si avvicina a una donna, alla quale tiene aperto l'occhio sinistro. Dopodiché taglia l'occhio. La scena simboleggia la rivoluzione surrealista, che squarcia l'occhio dello spettatore per fargli vedere quello che non ha mai visto. È bene ricordare comunque che nel surrealismo non c'è mai stato un totale rifiuto
di un principio narrativo. E forse proprio per questo il movimento fu più fecondo e duraturo rispetto agli altri che abbiamo visto. Il film che meglio raccoglierà tutte le innovazioni di questi anni è La passione di Giovanna d'Arco del 1928 di Carl Theodor Dreyer, considerato da molti l'ultimo capolavoro del cinema muto. La scenografia è espressionista, ampi fondali bianchi sui quali risaltano pochi elementi di scena. I lunghi primi piani fanno invece pensare al Kammerspiel. Si fa anche largo uso di inquadrature angolate verso l'alto, che fanno apparire i personaggi come minacciosi e grotteschi. In alcune scene invece il montaggio si ispira alla scuola sovietica. L'uso del primo piano conclude anni di studio sulla fotogenia del volto umano. Dreyer infatti utilizza soprattutto il primo e anche il primissimo piano per riprendere volti e oggetti. La cinepresa insiste su situazioni immobili e in questo modo le poche azioni acquistano una forza inaudita. L'avvento del sonoro, che impone nuove modalità produttive, e l'inasprirsi delle tensioni politiche che porteranno allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale metteranno fine a questo fecondo periodo del cinema europeo.